Negli studi di Abruzzo Web, l'onorevole Teodoro Buontempo, candidato con il numero 2 in Abruzzo nelle liste della destra, benvenuto. Grazie a voi. Le faccio subito una domanda: è la campagna elettorale più incerta, più strana, più volubile a cui ha partecipato? Ma intanto si è arrivati male, già una campagna elettorale fatta d'inverno crea disagio, in pratica si perde il rapporto diretto con i cittadini di cui tutti parlano. E in più si è in balia degli eventi quotidiani, perché ogni giorno tra un'inchiesta, una comunicazione giudiziaria, un evento straordinario, questo sta minando alla base quella ripresa di partecipazione civile che stava venendo verso la politica. Ciò nonostante, questa è una campagna elettorale il risultato della quale disegnerà il futuro del nostro paese negli anni decisivi dal punto di vista economico, delle alleanze, dei rapporti internazionali. Quindi io mi auguro che il cittadino voti con cognizione di causa, si informi innanzitutto, non voti perché uno appare di più o fa il manifesto più bello, ma voti cercando di conoscere ciò che un candidato ha già fatto nella sua vita politica. Ma il PD ha già vinto le elezioni, come dicono loro? Ma io questo si stanno... non è così. Non è così perché Bersani era partito molto fiducioso, però si sta rendendo conto che tenere la sinistra unita è un'impresa quasi impossibile. Del resto già era accaduto con Prodi, Prodi ha vinto le elezioni per ben due volte e per due volte è caduto dal fuoco amico, cioè per risse interne, scontri interni, perché la sinistra si mette insieme per vincere contro Berlusconi, a prescindere dalle idee, dai programmi, dalle soluzioni ai problemi. Quando poi si va a governare, devi prendere le decisioni, la sinistra poi va in frantumi. C'è un solo collante certo della sinistra, quello di pensare che con le tasse, aumentandole, si possano affrontare le crisi. È esattamente il contrario. Quando c'è un momento di crisi profonda come questa, bisogna dare più garanzie, più opportunità, non il contrario. Quindi se tu vivi in un paese dove c'è un governo, che chi si è costruita una casa, l'ha pagata, se l'è sudata, diventa quasi un criminale. Oggi mettere l'IMU sulla prima casa vuol dire non rispettare la proprietà privata, non rispettare la dignità dei cittadini più benemeriti, perché allora uno con i guadagni se li deve sperperare, li deve giocare al casinò, se ne deve andare in vacanza all'estero. Uno fa la casa, non solo fa il tetto per i propri familiari, ma crea un bene sociale, perché vuol dire che lo Stato, le regioni, la provincia, i comuni non gli deve dare casa, allora va rispettato. E poi le tasse si devono pagare sul reddito. Se un bene non produce reddito, non è giusto far pagare tasse. Inoltre, noi abbiamo anche questa situazione difficilissima, lei pensa alle piccole imprese anche sì, abruzzesi. La pubblica amministrazione non paga, loro sono indebitati. Vanno alle banche a chiedere finanziamenti e le banche gli sbattono la porta in faccia, e questo sta producendo la chiusura di migliaia di piccole aziende artigianali, commerciali. Allora un paese va in profonda depressione. Anche questa idea della patrimoniale che si avanza, ma se una persona ha un bene e ha rubato, ha riciclato denaro sporco, ha evaso le tasse, è bene che venga punito e che paghi. Ma se uno ha creato una ricchezza in più, perché punirlo
perché magari si fa una bicicletta o una motocicletta o una barca, perché va bene, ma la nautica l'hanno messa in ginocchio, era uno dei pochi settori che in Italia funzionava. Io non sono ricco, pur essendo stato deputato per 5 legislature, consigliere comunale, provinciale, attualmente assessore regionale alla Casa della Regione Lazio, non sono diventato, ma non ho mai vissuto di invidia, perché se tu in un paese chi è povero resta povero, chi è ceto medio si avvia verso la povertà, perché non si può far finta di niente, che in Italia abbiamo 8 milioni e mezzo di poveri e molti altri non vengono censiti, perché a cominciare dal nostro Abruzzo il povero non è miserabile, il povero ha una sua dignità e quindi sembra che sia un benestante, in realtà quello è uno che non ha una lira in banca, è uno che non si compra un vestito da qualche anno. Allora se tu chi ha lo criminalizzi, chi ha soldi non ha bisogno di comprarsi una casa, la prendi in affitto. Chi ha soldi non compra una macchina, la prende a noleggio. Chi ha soldi non fa vacanze vicino casa, se ne va all'estero. Allora, se tu chi ha soldi lo criminalizzi, se il ceto medio si impoverisce, se metti le tasse indiscriminatamente, qual è il volano della ripresa? Allora, tutti dicono, ma quanto è bravo Monti, ha ridato dignità. Parliamo Monti, perché no? E poi successivamente ci dirà anche Berlusconi perché no. Ma voglio dire, Monti, cosa dire? È stata un'operazione del Presidente della Repubblica Napolitano, il quale dovrebbe essere il primo indignato, a meno che lui non abbia fatto un'operazione politica di parte. Perché se tu nomini uno senatore a vita, perché faccia un servizio allo Stato e sia sopra le parti, e quello diventa senatore a vita e il giorno dopo si mette in politica offendendo, rimangiandosi quello che ha detto e che ha fatto, e come fa il capo dello Stato a non richiamarlo al suo dovere? Ognuno è libero, ma non lo può fare da senatore a vita. E poi, voglio dire, grande credibilità di Monti a livello europeo, certo, per la Germania e per la Francia trovare un capo di governo che alimenta quello che è già avvenuto con la Grecia, con la Spagna, col Portogallo, con l'Irlanda, cioè il benessere che c'è in Germania viene dall'impoverimento degli altri paesi europei, dove loro arrivano con le banche a speculare su quella povertà, comprano i titoli di Stato a interesse bassissimo e lo rivendono a interessi più alti, questo è il loro guadagno. Voi siete anche contro l'euro? Noi siamo per ridisegnare l'Europa. L'euro ha impoverito. Voi pensate, un litro di benzina sono 4.000 lire, insomma, mica, cioè uno non ci pensa nella quotidianità, ma è una follia pura. Allora, se l'euro ha già deprezzato al 50% il potere d'acquisto di uno stipendio e di una pensione, se l'Europa intera non è nazione, non è comunità nazionale, e io ti do la sovranità, ma non c'è una sovranità legata a una nazione che si assume le responsabilità collettive. Quindi se una nazione come la Grecia poteva essere salvata benissimo, l'Europa, questa idea strana dell'Europa, ha fatto saltare la Grecia dal punto di vista economico, perché sull'impoverimento della Grecia si sono arricchiti. Allora tu non puoi non avere una banca di emissione che batte monete. Uno Stato si riconosce perché batte monete, uno Stato si riconosce perché ha un'unica giustizia, uno Stato si riconosce perché ha un unico livello contrattuale di lavoro. Ma perché il metalmeccanico tedesco deve guadagnare 1950 euro al mese e il metalmeccanico italiano 1200 e quello inglese 1650? Queste sono diseguaglianze che non rendono l'idea di appartenenza. Allora, ridiscutere questo. Certo che Berlusconi non è amato da questi capi di Stato degli altri paesi europei, perché lui fu il primo a rimettere in discussione il trattato di Maastricht, il trattato di Lisbona,
tutte quelle regole che guardano solo a un'Europa di pareggio di bilancio, non a un'Europa di sviluppo. Quindi noi stiamo per essere dominati e conquistati dal capitale cinese, dal capitale che viene da altri mondi in via di sviluppo, che arrivano qui con denaro fresco e si comprano i gioielli di famiglia, le nostre industrie e tutte le nostre risorse. Torniamo al voto, velocemente in Abruzzo, tutto su Deramo e Morra. Sì, certo, noi in Abruzzo, gli abruzzesi hanno la possibilità di eleggere un deputato e un senatore della destra. La destra che significa? Significa inserire una pattuglia in Parlamento nell'ambito del centrodestra, dove noi siamo rientrati con estrema dignità, col nostro simbolo e con le nostre idee, ed è la parte più sociale del centrodestra.